Siamo giunti più o meno a questo punto. La richiesta assillante di grandi scrittori fa sì che quasi ogni nuovo venuto dia l'impressione di uscire da una serra di coltivazioni forzate. Questi si stimola, si impegna, si pungola. Vuole essere all'altezza di quello che ci si aspetta da lui, essere degno della propria epoca. Quanto al critico, egli non intende demordere. Costi quel che costi, farà la scoperta, è la sua missione. Non è un'epoca come le altre, ogni settimana deve trovare qualcosa da gettare nell'arena dando fiato alle trombe. Un filosofo tahitiano, le scritte sui muri di un ergastolano, rimbore di vivus. Talvolta, in mezzo a quella festa rituale e variopinta che è diventata la nostra vita letteraria, lo si direbbe un trombettista spaventato, disposto a suonare di tutto pur di non dimenticare qualcosa. L'uscita del toro di corsa e quella del cavallo del picador. Così assistiamo un po' troppo spesso all'uscita di un nuovo scrittore che ci offre il penoso spettacolo di un ronzino sfiancato che tristemente cerca di sollevare la groppa sotto lo schiocco spettacolare della frusta del domatore. Niente da fare. Nessuno sente la scuderia più di lui. Basta un giro di pista e corre subito alla mangiatoia, è buono soltanto a sproloquiare alla radio, a infilarsi nella giuria di un qualunque premio letterario, dove, a sua volta, l'anno seguente alleverà un nuovo puledro dalle gambe molli e affamato come dopo un lungo digiuno. Tuttavia, non facciamoci trasportare. Sono aspetti ridicoli di un'epoca, esagerazioni momentanee. E non penseremmo certo di rimproverare a quest'epoca di non aver partorito la Pleiade nella generazione del 1820, se essa non si fosse ostinata per così tanto tempo a creare la risonanza pubblica di uno stato interessante. Lo scetticismo in letteratura ha, in questa metà del secolo, radici che affondano più lontano, talmente lontano che ci chiediamo se l'integrità stessa del concetto di letteratura non rischi a breve scadenza di infrangersi. La letteratura da voltastomaco di Julien Gracq, De Piante Editore, collana I Solidi.